Amici ed amiche, eccoci qua di nuovo insieme per assistere a un grande incontro. La squadra di Orso Pasticciovic sfiderà i campioni in un trin. Sarà veramente un incontro eccezionale, pieno di emozioni. Dottor Buca, la vedo molto agitato. Che cosa è successo? Salve, oggi è una giornata importante. Come vedi, stanno per entrare in campo due squadre che si contenderanno la Coppa della Foresta. Molto, molto interessante. Ma il calcio, proprio di calcio, non me ne intendo assolutamente. Aspetta un attimo, le spiego tutto io. Dunque, come vedi, ci sono 11 persone con la maglietta blu che devono giocare contro quelli con la maglietta rossa, altre 11 persone. Se il pallone va dentro una rete chiamata porta avversaria, la squadra va in vantaggio, ha capito? Certo, ma non riesco a capire perché tutto questo entusiasmo. Ma è il tifo. È una malattia pericolosa. Ma no, quel tipo di malattia, è semplicemente il tifo. È una malattia pericolosissima. Ma non è una malattia pericolosissima, è semplicemente quel tipo di supporto che i tifosi danno entusiasticamente alla loro squadra, tutto qua. Allora, lei, per essere un tifoso, deve fare così, deve scegliere una squadra o rossa o blu, in questo caso. Ma scusi, io... che carino quello lì! Io sceglierei invece quello vestito di nero, elegante, molto elegante. Ma l'arbitro Talpov delle tane scure. Ma attenzione, che ora inizia l'incontro. Gli spalti sono gremiti da un pubblico infiammato. Tra i campioni in campo c'è anche tra i blu Orsovic, come può vedere. Eccolo lì, acquistato recentemente dalla squadra del Russovic. Russovic per un cesto di frutta e 49 grandi barattoli di miele, una cifra importante che si spera possa corrispondere ai risultati attesi. Dall'altra parte abbiamo le Lontre, che schierano anche le loro punte di diamante, come vede, alla McCotter assieme a Muscret. Rappresentano una coppia di attaccanti capaci di sgominare anche la più robusta difesa. Ma ecco che l'incontro inizia. Ci sono i nostri Castoro Passariccio, Riccio Cambacorta continua a passare, scatta, viene fermato proprio da Muscret, che parte contro attacco, dribble, tasso, tiro in porta. Non è possibile. 1-0 per i nostri avversari. Ma la Peppa, ma cosa è successo? Ma c'è Peppina? Ma sì. Perché è così triste? Ma certo, perché la Coppa della Foresta è un trofeo troppo, troppo importante. Allora, ma adesso la partita inizia nuovamente. I nostri rimettono a centrocampo. La Peppolina, ma si sentono male? No, non è quello il discorso. Rimettono, nel senso, non è che si sentano male, è che la palla viene posizionata al centro del campo per ricominciare la partita. Adesso si concentri di più. Si concentri di più, tantissimo. Concentratissima, ora c'è il nostro campione Orsovic che si avvicina alla porta avversaria. Che gesto atletico, che velocità, che tecnica. Ecco, sta per tirare, ma viene falciato da McCotter. Rigore, arbitro, rigore, per favore, rigore. Guardate, Talpovic non concede la massima punizione. No, si chiama Talpovic, avrà qualche problema di vista, no? No, l'hanno messo a fare l'arbitro. Ma andiamo avanti, ma non è possibile. Ma come se la prende, dottor Buca? Stia calmo, per favore, stia calmo. Ma non posso stare fermo con le mani nelle mani. Questo lo diceva anche un noto cantautore. Va bene. Lasciamo perdere. Non so, vorrei scendere in campo per aiutare i nostri beniamini. Stia tranquillo, pensi alle sue coronarie. Coronarie, non sono monarchico e non faccio parte della famiglia reale. Quindi. Coronarie nel senso di vasi sanguigni. Lei dovrebbe studiare un po' di più il corpo umano. Va bene, d'accordo. Ecco il nostro grande Orsovic, vero e proprio regista, passa Riccio. Riccio a tasso, che rimanda ad Orsovic, che tira. No, per un pelo la squadra dei blu, manca il pareggio. Ma come ha fatto a sbagliare una cosa del genere? Attenzione, che ora ci sono i rossi contropiede. Otter passa, Muscrat che tira. Cosa c'è da esultare? Hanno segnato un gol. Yuppi! Ma sono stati, lei non è una tifosa, sono stati i nostri avversari a segnare, non i nostri. Vabbè, ma non importa. Yuppi. No, non importa. Lei non sa cosa abbiamo incontro. Adesso i nostri avversari faranno catenaccio. Catenaccio? Ma non basta un semplice lucchetto, una modesta serratura? No, nel senso, catenaccio, mi spiegge. Ma cosa ha capito? Ma lei ha parlato di catenaccio, neanche forse non prigione? Ma no, catenaccio è uno schema tattico difensivo per impedire agli avversari di avvicinarsi troppo alla porta. Ma attenzione, c'è una punizione in nostro favore! Ma cosa hanno fatto? Chi?
i giocatori hanno risposto male alla maestra. Ma no, mi rendo conto che con lei è impossibile parlare di calcio. A questo punto è meglio passare alla nostra sigla. Oh mamma mia, vedo un gattaccio! Oh che paura, resto di ghiaccio! Topino scappa, quello ti batte. Bene, il topino se l'è cavata. Ma Tomicione, che gran bravata! Non si spaventano così i topini. Sono così teneri, così carini. Quanto papparseli, non è elegante? Anzi, diciamolo, è bruttissimo. E se un bel giorno toccasse a te? Se ti papparsero come un bignè? Forza, ti ho detto, Molly Sorcetto. Ti verso il latte, so che ti piace. Purché i topini li lasci in pace. E quando tutto l'avrai bevuto? Dirò la storia di un gatto astuto. Che sta in montagna fra gli orsi e i lupi. E non si sogna di mangiar topi. Perché la favola sembra una festa? Te la leggiamo una riga a testa. Drizza le orecchie, stai zitto e ascolta. Così comincia. C'era una volta. Oh, finalmente. Benissimo. Ah, bene, bene, bene. Ma, dottor Book? La vedo un po' triste. Ma che cosa è successo? Ma, ho capito, avranno perso. Ma non hanno ancora perso, dottor Book. Le ricordo che c'è ancora tutto il secondo tempo per giocare. E forse per vincere. Va bene, speriamo che sia così anche per la squadra protagonista del nostro prossimo incontro. Un bel mattino, Orso Pasticcio sente bussare alla porta. Apre e si trova davanti il contadino Zappagrilli con i suoi tre nipoti. Questi giovanotti giocheranno nella nazionale giovanile Lontre. Ci serve una partita di allenamento e abbiamo pensato subito al vostro branco di tontoloni, dice il contadino Zappagrilli. Altro che branco di tontoloni! Protesta Orso Pasticcio, diretto al campetto da calcio dopo aver chiamato raccolti i suoi amici. Ma gliela faremo vedere noi! Appena arrivati al campetto, però, gli amici perdono coraggio. Ehi, quelli hanno vere scarpe da calcio, dice Castoro. E conoscono un sacco di trucchi. Sono anche grandi e grossi, si dispera Puntiglio il Riccio. E inoltre sono agili e smilzi. Mentre le squadre si preparano a giocare, il contadino Zappagrilli spiega le regole. Allora, giochiamo 4 contro 4. Io farò da portiere della mia squadra, anche da arbitro. Domande? Sì. Interviene la pesciolina balenottera. L'arbitro non dovrebbe essere imparziale? Beh, immediatamente Zappagrilli la ammonisce per proteste mostrandole il cartellino giallo. Poi soffia nel fischetto e dà inizio alla partita. Per Orso Pasticcio e i suoi amici le cose vanno subito male. Castoro continua a inciampare sulla sua coda. Tasso, con i suoi piedini storti, manca sempre la palla. Orso Pasticcio è così lento che le lontre lo superano facilmente. Quando Zappagrilli fischia la fine del primo tempo, la squadra di Orso Pasticcio perde già 0-3. Non c'è niente da fare, mugugna Tasso durante l'intervallo. Sono troppo forti per noi. Balenottera si fa avanti. Eppure sono convinta che non conoscano le tre regole calcistiche segrete dei pesci rossi con cui si vince qualsiasi partita. Per mille tonni! Esclama Orso Pasticcio. E che cosa dicono? Cominciamo dalla prima, propone Balenottera. Fai dei tuoi punti deboli i tuoi punti forti e spiega per bene agli amici che cosa devono fare. E così nel secondo tempo... La sorte di questa partita potrà essere svelata semplicemente leggendo Orso Pasticcio gioca a calcio di Daniel Knapp. Oh. Dottor Book, ho capito chi è il vero protagonista di una partita di calcio. Il pubblico? Il portiere? No. L'arbitro? Nessuno di loro, bensì il pallone. Lo aveva capito anche Gianni Rodari che scrisse questa filastrocca. Caduto nel fossato, un anziano pallone narrava al vicinato, la rana e il gamberone, le sue passate gesta, quando ad ogni partita era il re della festa, fra una folla impazzita. Migliaia di occhi umani guardavano me solo, e quanti battimani che grida ad ogni volo. Elastico balzavo da un giocatore all'altro, sfuggivo anche il più bravo, ingannavo il più scaltro. Correvo per il campo, che sia voi lo sapete, rapido come il lampo, guizzavo nella rete. Allora nello stadio scoppiava il finimondo, io riprendevo subito l'allegro girotondo. Capisco, eri un campione, fece un ranocchio. Ma come finisti qua?
Strappato il poveretto ai suoi sogni di gloria, rimase un po' interdetto. Poi narrò un'altra storia. La vita ogni domenica ben dura mi rendevano. 22 giocatori a calcio mi prendevano. Ed ora, amici ed amiche, non corriamo a precipizio, è il momento del servizio! Insieme oltre la meta è il motto del Valpolicella Rugby, poche parole che esprimono al meglio lo spirito appunto di questo sport e soprattutto della società Valpolicella Rugby. Vogliamo parlare proprio di questo spirito e dei valori di questo sport con il presidente del Valpolicella Rugby, Sergio Luzzanetti. Benvenuto a lei, benvenuto presidente. Allora, quali sono i valori che volete veicolare con questo con questo sport che ormai sta prendendo piede tantissimo in Italia? Sì, sta emergendo appunto per il suo valore che dà ai ragazzi e nella crescita specialmente, del rispetto degli avversari. Non è che si gioca contro, ma si gioca assieme. E sono tutte quelle cose, rispetto delle regole, che sono importanti. E queste sono le basi, tanta passione che ci mettiamo noi, ma anche i ragazzini che vedo che vogliono apprendere sempre meglio. E quanto sta crescendo il rugby nel nostro paese, secondo la sua esperienza? Il paese, nel Valpolicella, sta crescendo molto bene, anche grazie alla collaborazione che abbiamo con la società di Sona, il West Verona e i Lupos di San Giovanni Lupatoto. Ma comunque vediamo che le famiglie sono contente di portarci i ragazzini. Questo è molto importante. C'è un limite di età per praticare il rugby? No, i più piccoli hanno già 4 anni e addirittura facciamo qualcosa anche per quelli più piccolini. E poi fino a 42 anni. Addirittura. 42 anni e poi è finito. E poi basta. Poi fanno un'altra categoria che c'è anche quella, chiamano i vecchi, gli old, i quali addirittura fanno 2 allenamenti alla settimana, anche troppi. E quindi sono bravi, quindi lo spirito che anima, ecco, lo spirito sportivo esiste anche dopo i 42 anni, veramente, si cominciano a diventare abbastanza maturi. Ecco, e dopo passiamo subito il microfono a Marco Previato, che possiamo considerare, il presidente ti ha definito come il factotum, io ti presento come direttore sportivo e non solo. Ecco Marco, tu sei giovane, come ti sei avvicinato a questa disciplina? Qual è stato il tuo primo impatto con il rugby? Il mio primo impatto è stato legato alla famiglia, nel senso che mio padre praticava. E molto spesso il rugby comunque richiama la tradizione, per cui insomma, di solito chi gioca a rugby ama che anche insomma, i suoi figli pratichino questo sport. Quindi sono, diciamo, nato con la palla ovale in mano e mi sono avvicinato a questa società perché mio nonno era amico di Sergio, dell'attuale presidente. E da allora, insomma, ormai dal 1995 faccio parte, insomma, di questa famiglia. Ho iniziato come giocatore, adesso ho la fortuna di poter lavorare in questa società. Ecco, parliamo di rugby internazionali, Sei Nazioni e non solo. C'è un campione che ti piace particolarmente in questo grande panorama? Ma ammiro molto i giocatori dell'emisfero sud, quindi dell'Australia, del Sudafrica e della Nuova Zelanda, che sono riconosciuti essere i più grandi giocatori di rugby del mondo. Se devo fare un nome, probabilmente una terza linea della Nuova Zelanda che si chiama McCaw, che è stato probabilmente il giocatore più forte negli ultimi 20 anni, insomma, quindi questo, certo, è il nome che faccio. Perché allora, giocava lo stesso ruolo su. Quindi lo stesso ruolo tuo, sì. Marco. Allora, si dice che il rugby sia una partita a scacchi giocata sulla velocità. Sei d'accordo su questa definizione? È molto preciso anche. Sì, perché comunque l'aspetto tattico è molto importante nel rugby. Sembra che sia solo questione di fisico, invece c'è molto utilizzo della materia grigia nel gioco e ci sono vari ruoli. C'è il pilone, che potrebbe essere un po' il pedone degli scacchi, dopo ci sono ruoli più
tra virgolette nobili, per cui chi utilizza più il piede, comunque tutti hanno una loro importanza, ecco, quindi tutti hanno un loro ruolo, un po' come negli scacchi, l'aspetto tattico è molto importante. Ecco, una domanda anche al presidente. Secondo lei, le differenze tra il rugby italiano e quello di altre nazioni? L'ha appena detto, l'emisfero sud è molto evoluto in quanto riguarda l'aspetto, avere fa spettacolo, è un gusto vederlo anche per magari per neofiti, mentre il rugby dell'emisfero nord è molto tattico e anche molto disciplinato e va molto sul più concreto, sono due cose uguali ma un po' con caratteristiche diverse. E poi si dice che il rugby sia solamente uno sport per uomini, ma c'è anche il rugby femminile. Sì. Ecco. E il rugby femminile è una disciplina che sta prendendo piede anche quella, nel senso che adesso l'Italia femminile fa il Sei Nazioni come lo fanno gli uomini. E sì, quindi il nostro sogno è anche di avere una squadra qua, l'abbiamo avuta in passato e speriamo di avercela anche in futuro. Ecco, amici ed amiche, questo è il mondo della palla ovale. Un mondo fatto di coraggio, fatto di emozioni, fatto di disciplina, ma di tanti, tanti valori. E oggi di valori ne abbiamo veramente bisogno. Grazie Presidente e grazie, grazie Marco. Grazie tanto. Previato. Abbiamo parlato di calcio, ma ci sono tanti altri sport altrettanto divertenti. Per esempio, a lei che sport piacerebbe praticare? Non saprei. Che ne dice del ciclismo? Bello, interessante, ma bisogna pedalare. È ovvio, a meno che non abbia la pedalata assistita. Ah beh, questo già suona meglio, la pedalata assistita. Vede, quando io sono stanco, lei capita dietro, mi dà una spinta per andare avanti. Non era quella la pedalata assistita. Cambiamo sport. Sì, dica. Cambiamo sport. Dica. Che ne dice dell'alpinismo? Scalare le vette più alte. Per carità, soffro di vertigini. Allora? Sì? Il nuoto. Magari. Ma scherza, magari c'è troppo l'acqua fredda, troppo calda, prendi il raffreddore, la costipazione. Prego? La costipazione. Vabbè. E allora perché non si dedica al fitness? Al fitness, ho detto, dottor Book! Non faccio quelle cose lì, il fitness. Ma che cosa c'entra il flit? Sono una mosca, no? Il flit, Il fitness va tanto di moda, frequentare una palestra, rinforzare i suoi muscoletti, pesistica. Esercizi! Faccia gli esercizi. Su e giù, giù. Va bene? Sì, no, il fitness? Potrebbe fare il per lei. Il fitness! Sì, va bene, il flit, quella cosa lì. Sì, sì. Ma ci sarebbe qualcosa di più riposante, che non so, la dama, gli scacchi, le carte. Ha mai provato a correre? Sì, io sì, qualche volta provo a correre, esattamente. Quando per esempio sto per perdere l'autobus e devo correre dietro all'autobus, è sempre... Dottor Book, stia serio. Sì. Io intendevo correre nel senso sportivo, come i protagonisti del nostro prossimo racconto. Era una bella domenica mattina di tarda estate. Le api ronzavano, gli uccelli cinguettavano e il sole splendeva sui campi dorati. Tutti erano di buon umore.
compreso il riccio che stava fischiettando una canzoncina seduto davanti alla porta di casa. I suoi motivetti non erano sempre apprezzati, ma a lui non importava granché. Visto che aveva già lavato e vestito i cuccioli, decise di andare a controllare come crescevano le sue rape in un campo lì vicino. Ad essere precisi, le rape non erano proprio sue, ma non si sapeva chi fosse il proprietario del campo e quindi ogni tanto il riccio ne approfittava per raccoglierne qualcuna. Per strada incontrò la lepre che stava andando a controllare come crescevano i cavoli. Il riccio, gentile come sempre, le disse «Buongiorno», ma quella altezzosa della lepre non ricambiò il saluto. «Già sveglio?» «Beh, sto facendo una passeggiata». «Figuriamoci, una passeggiata con quelle zampette?» «E cos'altro ci fai? Sentiamo!» Il riccio ci restò male. Le sue zampe erano corte, è vero, ma a parte quello andavano benone. «Perché con le tue pensi di farci di più?» chiese a sua volta per provocare la lepre. «Oh, penso proprio di sì!» «E allora potremmo fare una gara di corsa. Scommetto che ti batterei!» propose il riccio stupendosi di se stesso. Come al solito, la sua lingua era stata più veloce del cervello. «D'accordo! E che cosa scommettiamo?» «E un cesto pieno di frutta e una bottiglia di succo di sambuco!» La lepre accettò. «Affare fatto? Allora possiamo partire anche subito!» «Beh, non così in fretta!» la frenò il riccio, che non aveva la più pallida idea di come battere la lepre nella corsa. «Non ho ancora fatto colazione, torno tra mezz'ora!» E si precipitò a casa, veloce quanto glielo permettevano le sue zampette. Senza fiato, aprì il cancello del giardino dove sua moglie e i cuccioli stavano costruendo degli animaletti. «Moglie mia, e adesso cosa faccio? Ho scommesso con la lepre di batterla nella corsa. Non ci riuscirò mai, ha le zampe molto più lunghe delle mie. Ma perché sono stato così sciocco?» si sfogò il riccio. La signora Riccio alzò gli occhi al cielo. Non era la prima volta che suo marito si metteva nei guai. «Vieni, entriamo in casa!» Il riccio la seguì sconsolato. «Oh, le tue solite sciocchezze! Le tue solite sciocche sfide!» sospirò la signora Riccio e si mise a pensare. «Ci sono!» esclamò poi all'improvviso, correndo al comò per prendere una camicia e un paio di pantaloni dal cassetto del riccio. Si spogliò in un baleno e infilò gli abiti del marito. Visto che il riccio indossava sempre una camicia bianca e una salopette blu, bastava vestirsi come lui per assomigliargli tantissimo. «Vieni, forza!» disse e trascinò fuori di casa il riccio sbigottito. I cuccioli rimasero a guardare allibiti il padre che si allontanava con il suo sosia. Mentre andavano al campo di rape, la signora Riccio spiegò il piano al marito. «Ascolta bene, ascolta bene. La gara si svolgerà sul campo lungo. La lepre correrà in un solco e tu in un altro. Partirete in cima al campo. Io aspetterò acquattata dalla parte opposta, vicino al traguardo. E quando arriverà la lepre, salterò fuori gridando: "Sono già qui! Sono già qui!" Hai capito?» «Capito», rispose il riccio dopo averci pensato un po' su. «Tutto chiaro?» «Tutto chiaro». «Hai capito bene?» «Capito benissimo». Quando arrivarono al campo, la signora Riccio si nascose tra i cespugli vicino al traguardo. Suo marito andò dalla lepre che lo aspettava alla partenza, saltellando impaziente con indosso una serissima tenuta da corsa nuova di zecca. «Allora, piccoletto riccio, piccoletto, sì. Possiamo partire?» chiese la lepre, guardando una nuvola di passaggio come se il riccio non esistesse nemmeno. «Certo che sì», rispose comunque il riccio. Si posizionarono sulla linea di partenza. La lepre si dava delle arie sventagliando il codino. «Uno, due, tre!» gridò il riccio e la lepre partì come un razzo. Il riccio la seguì trotterellando e dopo pochi passi si buttò per terra, nascondendosi nel solco dell'aratro. Quando la lepre fu quasi arrivata alla fine del campo, la signora Riccio le gridò: «Sono già qui! Sono già qui!» La lepre ci restò di sasso. «C'è qualcosa che non quadra», pensò e disse. «Rifacciamo!
ricominciamo da capo e corriamo indietro. E in un attimo ripartì. La lepre sfrecciava così veloce che sembrava che il vento le staccasse le orecchie. Quando arrivò in cima al campo, il riccio l'accolse con un altro: «Sono già qui!» «Di nuovo? Da capo?» disse la lepre, stupita, cominciando a boccheggiare per il fiato corto. «Certo», rispose Serafico il riccio, «tutte le volte che vuoi». La lepre ripeté la corsa 73 volte, ma ogni volta, giunta al traguardo, si sentiva ripetere: «Sono già qui!» con voce riposata. Al 74esimo tentativo... Se volete sapere come andrà questa sfida fra la lepre e il riccio, vi consigliamo di leggere La lepre e il riccio di Alex Scheffler. Ed ora, dottor Buck, anche noi siamo un po' di corsa, vero? Dobbiamo terminare il nostro appuntamento, però ringraziamo i nostri bravissimi tecnici. Luca e Fabrizio. Poi dobbiamo ringraziare tutti voi amici che siete dall'altra parte dello schermo, che sappiamo siete tantissimi. Uno sopra l'altro, no, mi raccomando, vero? Ecco, continuate a seguirci. Tante avventure, tante altre location ci aspettano. Tante altre location, dottor Buck, ci aspetteranno, vero? E allora... A questo punto ringraziamo anche le bibliotecarie della biblioteca di Valeggio sul Mincio. Esattamente. E anche a tutti voi è dedicata la nostra sigla di chiusura. E qui finisce questo libretto. Finisce quello che abbiamo letto. Non più parole. E illustrazioni. Non più racconti. E conclusioni. Ma tanti libri. Resta da leggere. Sono centinaia. Anzi, diciamolo. Sono migliaia. Leggi alla sera. Leggi al mattino. Sul tuo balcone. O nel giardino. Leggi col sole. O quando piove. Vecchie parole. O storie nuove. Ma è meglio leggere in compagnia. Tu la tua frase. Ed io la mia. Un altro metodo. Miglior non c'è. Tu leggi a me. Io leggo a te. Alla prossima!